Learning Designer. Cosa è Learning Designer? Learning Designer è uno strumento web-based a supporto della creazione e condivisione di progetti di apprendimento, tipo lesson plan. The Learning Designer intende a sostenere i docenti nel momento in cui desiderano a creare un'esperienza significativa per aggiungere delle competenze con il supporto delle tecnologie. The Learning Designer Community ha creato un canale in YouTube che vi permette di scoprire come creare, adattare, condividere ed esportare un design. Quando entrate nella piattaforma troverete due strumenti: il browser, che contiene i design di altri docenti, e il designer. Partiamo dal browser. Questo strumento può essere utilizzato in qualsiasi settore educativo e con qualsiasi curriculum, per qualsiasi contesto di apprendimento, tradizionale in aula, online o un mix blended. Ci troviamo qua davanti a una raccolta di oltre 100 design creati da insegnanti di diversi ambiti. Cliccando il tasto Turning Editing On, possiamo copiare il design per poterlo modificare. Per esempio, possiamo includere altri allegati, tipo video, documenti di Google, presentazioni. Come funziona Learning Designer? Learning Designer consente di creare o organizzare una serie di attività di insegnamento e apprendimento, detti anche TLA, e supporta la progettazione di una serie di esperienze per portare lo studente verso gli obiettivi di apprendimento. Learning Designer ti chiede di specificare gli obiettivi di apprendimento e ti chiede di catalogare i risultati secondo uno schema basato sulla tassonomia di Bloom. Quando aprite Outcomes, scegliete una delle tassonomie e quando li cliccate troverete anche i verbi che specificano. Una volta scelto l'obiettivo, potete anche definirlo meglio secondo l'attività che andate a svolgere. Il TLA consente di creare 6 tipi di attività, indicati con 6 colori, e di riscriverli, indicando il tempo per ogni attività. Si crea un diagramma che ci permette di analizzare come abbiamo organizzato e progettato il nostro intervento didattico. Si consiglia che nessuna delle attività supera il 30%. Nella nostra progettazione salviamo il nostro nuovo progetto e ora lo possiamo condividere tramite link o salvare come documento di Word. Come l'attribuzione è molto importante, quando tu salvi la copia riadattato, Learning Designer genera automaticamente l'attribuzione.